Casale Monteferrato, 8 settembre 1525. La peste è un poco svanita e le genti han pigliato coraggio d'uscire, eppur io, dopo tanto rigiunare, posso bene rasserenarmi. Passeggiai lieta sino alla torre, e colà vidi giungere dalla strada, per verso del castello paleologo, un coro di voci e tante fiammelle. Avvertì l'odor di olibano, sparso dai monaci col turibulum, rammentando che sa da chiamare in tal maniera siccome ha del latte il colore, ma il vero nome suo è franchincenso. Quel balsamo speziato mi entrò nella gola, come i sacri canti negli orecchi. Tutta la via stava immersa di quella luce, de facto parve essere parte della cattedrale cui conduce una lunga navata aperta al firmamento. Rammentai essere questo il dì della processione in Casale Monteferrato di quei di Borgo di Bulgaro, che in tempi antichi furono graziati dalla peste e dal buon santo Evasio. «Odi et amo», scriveva il sommo Catullo, e seguì dunque la processione. Vi erano nobili, borghesi, e di poi i peregrini veri, ivi giunti da Borgo col saio e i piedi nudi in terra. Ma al fondo di este genti pure vidi altri figuri, vestiti di stracci, intenti a menarsi dietro le spalle con arcani bastoni, muniti di lacci e lunghe spine. Misericordia, andiam gridando, misericordia non sia in bando, misericordia, Iddio chiamando. L'animo mio scalciò furioso a guardar quel supplicium, una goccia di sangue mi colpì al viso. La levai lesta con la mano e leccai le dita. E mi parve diverso, un miele che mai avevo bevuto. Vidi il marchese Gian Giorgio, la marchesa d'Alençon e il vescovo, il qual però non era il Tebaldeschi che avevo conosciuto, eppure certe donne con grossi cesti tra le mani, ricolmi di fette ambrate e altre ancor con brocche di vino rosso e calici. Pensai esser quello il pan cristiano che sa in uso dare ai peregrini per ristoro, il qual nulla altro è che pane vecchio ammollato nel latte e di poi passato nell'ovo e fritto nel grasso di maiale. Una peregrina divise il pane suo per offrirmi un pezzo, seppur peregrina io non sono, e fui per vero tentata di mangiarne un boccone. Di poi quei di Borgo s'unirono per il tripudio. Pigliarono a battere il piede in terra e tre volte lo fecero, di poi, ancor cantando, principiarono a danzare nel mezzo dei fumi speziati che ancora uscivano dal turibulum. Mi parvero falene attorno a un lume. Restai un poco lontana dalle genti, ma cucciai su talloni e guardai rapita la danza peregrina fino a che un'ombra non mi indusse a levarmi. Era il marchese. Non m'aspettavo di vedervi, Bianca Maria, spero non siate rimasta troppo impressionata dai flagellanti. Son quelli che si menavano con quel bastone. Il flagello o disciplina. La compagnia dei disciplinati di Cristo sorse nella metà del 200 e si diffuse lessa per tutta l'Italia. Poi Papa Clemente VII abolì la pratica, ma potete voi ben vedere che i flagellanti non sono scomparsi. Per qual cagione si feriscono a quella maniera? Per espiare i peccati del mondo, invocare la salvezza degli uomini e chiedere a Dio la sua protezione contro ogni male. Si preparano al giudizio universale. Un tempo, quando la compagnia dei disciplinati di Cristo era ancor viva, tal sacrificio era assai più intenso e veniva compiuto ogni volta per 33 giorni. Come l'anni di Cristo quando morì sulla croce. Esattamente, mia cara, ma non credete che vi siano tante maniere per mondare i peccati commessi, cose assai più utili del versar sangue? E le preghiere, marchese? Mia cara Bianca Maria, quel che sto per dirvi che possiate tenervelo per voi sola, siccome non vi parlo ora come uomo di chiesa. Le preghiere fan bene all'animo, certo, e ridanno olio al lume, ma si deve far qualcosa per risolvere le sventure. Solo pregare non è sufficiente. Il canto si spense. La danza si chiuse siccome s'era aperta, col tripudio.
come quando le falene troppo s'avvicinano alla luce, s'abbruciano, cadono in terra e ancora sbattono un poco le ali, in egual maniera accadde. Di poi il vescovo invitò i fedeli a entrare e mi sentii smarrita. Restai ultima sulla soglia a guardar sulla pietra in terra l'orme rosse lassiate dai flagellanti. «Entrate, figliola, la casa di Dio è aperta a tutti». E varcai la sacra soglia insieme al vescovo. Nulla accadde, non tremò la terra, non pianse il cielo, né da esso caddero fuoco e grandine e cavallette, non s'alzò la polvere con le zanzare, non si udì il gracidar delle rane. Trovai coraggio per levar lo sguardo, e quale luce squarciò l'animo mio per la somma meraviglia che apparve agli occhi miei. Avevo dimenticato questo tratto che tanto straniero appare, siccome fu eretto dai saraceni, ivi giunti con le tradizioni loro, ma prigionieri dei templari. E sto loco, che ha nome di Nartece, è dedicato ai catecumeni e ai penitenti che non possono varcar la vera soglia della chiesa. Sola nel bianco Nartece, bianco certamente per avvolgere le tenebre del peccato, voltai lo sguardo alle volte, vuote come tetre fosse in attesa, e alle bifore del matroneo schiuse sull'oscurità. Di poi gli occhi miei si posaron con cura sulle mostruose fiere e i tralci arborei, sulle divine creature e le visioni di caccia. Un drago che affronta un grifone, la Newsday, la belva dai grandi occhi, un cane che lotta contro un cervo dinanzi lo sguardo del cacciatore, intento a suonare un corno, e di poi due pavoni attorno alla grossa corolla d'un fiore, e alcune teste di leone a far capolino tra le fronde d'una foresta. Vedi poi ancora un centauro, intento a scagliare una freccia verso un cervo con le grandi corna, la lotta mortale d'un antico eroe contro due mostri, e altre creature senza nome, celate tra i bracci d'una natura rigogliosa. Finché ero fanciulla, sempre mi cagionò timore il volto inciso sul capitello oblungo, con quel ghigno malefico, e di poi quella bizzarra statuetta con la testa all'insotto. Eppur quel figuro, nascosto tra le foglie con la forma di cuore, un bizzarro omuncolo che pare avere il volto in petto, come quei blemmi dei quali tanti autori narrarono la storia. Oltre la trifora del mezzo guardai quel pezzolo di cielo zaffiro apparir come cielo vivo, che vive eran le fiamme di sotto. Piove rugiada nell'animo mio, le gocce lasciano ferite da cui sgorgano caravelle per affrontar l'ignoto mare. Pigliai coraggio e lasciai il Nartece per andar verso oriente. Lode e onore a quel mirabile maestro che mutò la cattedrale nostra in una scarlatta fenice, ponendo un cielo stellato là ove quel grande abbruciamento aveva lassiato cenere e perduto legno. Val bene il dolore della vertigine pur di mirare e perdersi nel firmamento che domina le navate.
badare alle preghiere, scrutai con occhi e mani per trovare il cristiano segno, colà posto a segnare il preciso cardine ove il santo fu decollato. Misi il capo in quel marmoreo pertugio e mi parve discerne le fauci d'una fiera. Mi tappai l'altro orecchio, sì per meglio udire quel che tutti dicevano di colà sentire, ossi vero lo scorrer sanguigno del martirio. Tenni stretto in petto il respiro, intimai al cuor mio di fermarsi e udì con cura quel prodigio. Un lieve stormir di foglie, il soffio selvaggio del vento. E quando tornai a guardar la navata, illuminata, non vi trovai una sola anima, siccome tutti eran di già usciti. Andai lesta a cercare i flagellanti e con coraggio gittai fuori la voce. Potete voi comprendere il dolore di Cristo quando fu crocifisso? Si guardaron l'un l'altro senza nulla dicere. Di poi alcuni abbassaron gli occhi e solo uno d'essi mi venne vicino. Levò una mano per carezzarmi il volto e di poi sorridendo rispose: «Figlia mia, non v'è nessuno sulla terra che possa rispondervi, neppure il Papa, né il più pio degli uomini, neppure il disciplinato che versò sangue più d'ogni altro. E non troverete voi la risposta nelle sacre scritture, e questa una risposta che dovete costruirvi da voi sola. Come posso farlo? Fate della vita vostra una croce, e di poi abbracciatela».